Grazie colonnello, per lei da qualche giorno è iniziata questa nuova avventura, se così possiamo definirla, sul territorio della provincia di Frosinone. Quali gli obiettivi? Dall'inizio settimana sono il nuovo comandante del reparto operativo del provinciale di Frosinone. E i miei obiettivi sono quelli in linea con il mio predecessore, quindi soprattutto il contrasto ai reati di microcriminalità, reati quindi predatori, con particolare attenzione anche alle infiltrazioni di natura camorristica. Ci fa una sua presentazione? Io sono abruzzese, sono nato a Penna in provincia di Pescara ed ho prestato servizio la gran parte nel territorio della Campania. Ho prestato servizio ultimamente al Nucleo Operativo Ecologico di Napoli e poi 10 anni al Nucleo Radiomobili di Napoli. Ecco, si è fatto in questi pochi giorni una prima idea del territorio sociale. Diciamo che ancora no, sono appena arrivato e quindi diciamo, sto conoscendo la realtà territoriale che è molto vasta, essendo a confine tra la campagna e la capitale. Ecco, lei porta qui un indote, un'esperienza importante del suo passato recente. Certo, spero di poter mettere a frutto tutte le mie esperienze, sia investigative che di prevenzione, che ho accumulato in questi anni in campagna.